leggerò alcuni pensieri sulla poesia, sulla ferita che essa custodisce e sul contrasto sanguinoso che rivela ad ogni sua parola. Li ho scritti per questo incontro di Palermo e sono in qualche modo il completamento della riflessione di cui parlava Roberto Dedier, posta alla fine del libro, intitolata appunto Che cosa è la poesia? Strano compito quello della poesia, esprimere la libertà assoluta attraverso il rigore, esprimere l'estasi e il delirio attraverso gli obblighi di una metrica e di una tradizione, esprimere insomma l'anarchia attraverso le tavole della legge. La poesia è attraversata da questo contrasto. La sua esistenza è la prova che accanto a chi ha perduto tutte le parole, nella medesima persona, nel medesimo momento, c'è un maestro del discorso. Accanto a un uomo metodico e ordinato, c'è un uomo che brancola nel pozzo dei suoi ricordi e delle sue ombre. Accanto a chi vive devastato dal panico, c'è qualcuno che ha la freddezza di una cartina militare. La parola poetica è sempre minacciata dal suo improvviso troncamento, che ne costituisce l'essenza, perché senza la minaccia della propria fine diventerebbe parola mondana, parola che non sa terminare, che non conosce quel silenzio ultimativo di fronte a cui deve cessare, deve andare a capo, deve lasciare bianca la riga. D'altra parte, ciò che non porta con sé la sua fine non ha nemmeno diritto di iniziare. Se qualcosa non contiene l'artiglio della sua mortalità, se può continuare all'infinito e passare da una puntata all'altra, allora entra in un territorio che è prossimo alla chiacchiera. Quando inizio a scrivere una poesia, l'esigenza è sempre la stessa: strappare qualche sillaba al buio e consegnarla a uno sguardo. Le parole vengono da lì, da quel luogo arduo e rinchiuso, da quella camera oscura in cui sono confinate e chiedono di trovare una forma, di non restare ammutolite per sempre. E la via d'uscita è una sola, uno solo è il modo in cui la parola può compiersi. La parola deve imboccare quella via, che è una via obbligata. Non c'è altro modo se non quello che verrà inciso sulla pagina. E il lettore deve sentirlo, non c'è altro modo. E forse questo è il dovere di ogni poeta, inchiodare la parola alla sua unicità, spogliarla di ogni divagazione, riconsegnarla alla sua missione, al suo atto unico, quello di parlare solo una volta. Il tema dell'addio è il tema di ogni addio. Il dolore non è più localizzato, lascia la sua origine e diventa una cosa a sé. Non rimane confinato nel lutto, ma dilaga per le strade di una città, per gli anni di una vita, per le pareti di una camera. L'angoscia è una paura senza oggetto, una paura che non si specifica letteralmente
ha perso il suo complemento di specificazione. Non è più paura di qualcosa, non è timore di, terrore di. L'angoscia ci fa entrare in un altro luogo che possiamo chiamare l'inderivabile. Siamo lì, scagliati in un dolore senza origine e senza diagnosi, che investe tutto e non può aggrapparsi a niente, non ha alleati, nemmeno il volto di un nemico. Ci stringe in un assedio, minaccia il respiro, conduce al soffocamento, come dice il verbo angere, e lo sentirete spiegato poi meglio nel video di Viviana Nicodemo. Il verbo angere, che significa in latino sia angosciare, riempire di paura, ma anche stringere alla gola, soffocare, impedire il respiro. E in questo senso vorrei leggere la prima, quasi per intero, la prima sezione del mio ultimo libro, Incontri agguati, che è un dialogo contrastato e feroce anch'esso con la morte. La morte è sempre stata presente in ciò che ho scritto, in ognuno dei miei libri, e di volta in volta ha assunto la forma del grido, del gelo, dello scandalo, ma anche del rito iniziatico, della metamorfosi, della conoscenza dunque. E in questo caso, nelle poesie che ora leggerò, si tratta di una trattativa, è una trattativa con la morte, un tentativo di fondare un patto con lei o di cercare un armistizio, una tregua. Questa morte è un'officina, ci lavoro da anni e anni, conosco i pezzi buoni e quelli deboli, i giorni propizi, la virtù di applicarsi minuto per minuto e quella di sostare e attendere una soluzione nuova per il guasto. Vieni, amico mio, ti faccio vedere, ti racconto. Tutto cominciò in una cameretta, con i regali e le candeline, che in un soffio spensero mio padre, fermo nella sua giacca per sempre. E un cerchio di puro niente mi assalì, in un solo attimo franò sul tavolo, mostrò 100 di questi giorni. Nel 1967, dopo una lunga guerra di trincea, dopo una guerra di metri guadagnati e persi, iniziai una trattativa con la morte. Iniziai dunque a trattare, sì, a trattare. Ma lei recalcitrava, negava la firma, si dava per dispersa e riappariva sul più bello, nella vela di una carezza o nella voce che indicava lassù un'orsa favolosa. Era lei, con un sapore di mandorle bruciate, iniettava nell'alba il suo buio primitivo. Con la morte ho tentato seriamente, per un po' è stata buona, ha rinunciato al suo impero universale, ha cominciato a muoversi caso per caso, ha lenito alcuni sussulti con il suo unguento e poi ha cominciato a intonare una canzone cantata in re. Con la morte ho cercato ancora un patto, ma lei era astuta e discontinua, appariva nei traffici dell'amore, diventava giallore e numero fisso, era il respiro e l'artiglio nel respiro,
un'ora murata galleggiava nel fradiciume della vasca. Poi, di colpo, un lunedì di febbraio, tutto è tornato come prima. È uscita dal suo feudo, ha fatto incursioni all'alba nella casella della posta, ha ripreso la sua cerimonia incessante, ha diffuso un canto di puro gelo, ha cercato proprio noi e ha cominciato a parlare, quella figura plenaria, come il capobranco della nostra fine. Soffocava il lievito felice, affondava con il piede la barca infantile di due foglie, ci lanciava il suo avvertimento. Sarai una sillaba senza luce, non giungerai all'incanto, resterai impigliato nelle stanze della tua logica. Sarai la crepa stessa delle tue frasi, una recidiva, una voce deportata, l'unica voce che non si rigenera morendo. Morirai invaso dalle domande, correndo controvento a braccia tese, ricordando il tepore della sorridente, scaverai nella miniera dell'ultimo vederla, formerai a poco la parola niente. Non puoi immaginare, amico mio, quante cose restano nascoste in una fine. Non puoi capire il pietrame triturato che diventa la tua vita. Eppure era bella, lo ricordo, era quella che il vigore cosmico chiedeva, una giovinezza di frutteti, l'arte suprema che mia madre augurava. Vicino alla morte tutto è presente, non c'è infanzia né paradiso, tu cadi in un urlo segreto e non parli. Cerchi un arcano e trovi solo materia. Materia che non trema e ti guarda impassibile e avvicina a muta i due estremi. Io sono in un segreto frastuono, sono in questo cortile d'aria e ogni parola di lei viola ciocca mi fa pensare a ciò che sono, un povero fiore di fiume che si è aggrappato alla poesia.